Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: Jasmine Carrisi di recente si è mostrata sui social senza alcuna vergogna in una serie di storie molto particolari, molto discusse e molto chiacchierate. Ecco cos'è accaduto. Jasmine Carrisi, l'ormai famosa figlia di Albano e Loredana Leciso, ha pubblicato sui suoi social una serie di storie molto particolari. Sappiamo che forse potremo vedere la giovanissima cantante ed attrice a breve di nuovo nella giuria di Voice Senior insieme a suo padre Albano. Jasmine Carrisi si mostra così. Jasmine Carrisi è la prima figlia di Albano e Loredana Leciso. Nata nel 2001, sappiamo che ha ereditato dai genitori la propensione per il mondo dello spettacolo. Dal padre ha ereditato di sicuro la voce e la passione per la musica e per il canto. Tanto che qualche tempo fa ha debuttato nel mondo discografico con il suo primo singolo Ego. Ma non solo, perché la sua passione riguarda anche la recitazione. Nel 2018 infatti ha debuttato nel mondo del cinema, interpretando il ruolo di Isabella d'Aragona nel film In costume la dama e l'ermellino. Nel cast insieme a lei troviamo nomi come Fabio Fulco. Quello che è certo comunque è che negli anni la sua carriera in TV è sempre continuata, tra ospitate in programmi come Live, Non è la D'Urso, Domenica Live. Nel dicembre del 2020 poi è sbarcata nelle giuria di Voice Senior, in coppia con suo padre Albano, e fino a qualche tempo fa si vociferava che i due potessero tornare, sempre in coppia ovviamente. Pare però che in realtà questo ritorno non ci sarà, soprattutto alla luce del fatto che il cantante in autunno partirà per nuovi concerti con Romina in giro per il mondo. Ma chi ti credi di essere? Jasmine Carrisi ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui era intenta a ballare e cantare, come una teenager, ed infatti emblematica è stata la scritta "Che diva PLS". La giovane figlia di Albano ha continuato a girare per il soggiorno sempre interpretando vari brani pop, tutti molto famosi. Non è chiarissimo chi stesse girando il video, ma quello che è sicuro è che ad un certo punto lei stessa ha scritto "Chi ti credi di essere?", per poi continuare a ballare e cantare come se nulla fosse accaduto. Ovviamente il tutto in toni assolutamente ironici, e di sicuro questa sua performance avrà fatto sorridere tantissimi suoi followers e non solo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.